terza parte di questo bellissimo gioco che mi sta prendendo sempre di più perché la storia è molto avvincente, però c'è un però, ripensandoci sono pentita di non aver magari richiamato il fratello che sta lì nel buco, perché non vorrei che poi ho fatto la scelta sbagliata, nel senso che poi magari lo trovano morto, perché lì entrava l'acqua e quindi ho avuto un po' di rimorso, forse è stata veramente una scelta sbagliata, spero di sbagliarmi, ovviamente l'ho fatta. Pensando che da un momento all'altro usciva e riusciva a liberarli, ma mi sa che non sarà così, visto che è come se è andata avanti la puntata, mi pare che sia forse ci sarà un brutto finale, quindi mi sento un po' in colpa per questo tipo di scelta che ho fatto. Comunque, continuiamo. Ci metto un attimino a caricare. E anche poi mi ha lasciato abbastanza perplesso il ritrovamento della nave, quella iniziale da guerra. Eccola qua. Rita nave. Dove va? Qua non c'è niente di buono su questa nave. Cet endroit, c'est un foutu cimetière. Un po' buia. J'espère qu'on est les seuls ici. Dotté. Forse poi alla fine cosa volevano? Oltre al fatto di rapirli la mappa lì. Però chi è? Questo posto è un'enorme trappola galleggiante. Ciao! Sì, Sei molto bello, reato? vincente. Che ha detto vero? Ma no, ma perché l'hai detto? Vogliamo sapere cosa succede, cosa potrebbe succedere. Comunque, io forse già ho sobbedito di una scelta, di aver fatto una scelta sbagliata, spero di sbagliarmi. Non pensavo a una gita alla nave fantasma. Magari se questo andasse un po' più veloce. Lo so, però infatti.
indietro! Che sono quei pallini? Stai indietro! Oh, calma, eh. Mi sono sbagliato a schiacciare. Che c'è qui dentro? Che schifo, era niente di 20.000 anni. No, dai, così mi metti pressione. Allora, non lo so. Io mi sono pentita per il fatto che ho lasciato il fratello dentro il buco. Mi sa che è morto perché gli prendeva acqua. Io speravo che lui uscisse fuori, però adesso, anche se dovesse uscire, non fa niente. Che può fare? A me quando vedo questi luoghi bui, così mi viene ansia. Ho già fatto 4 salti sulla sedia prima. Aiuto. Merda! Ecco, lo sapevo. Che infarto. Ma i topi da... cioè, boh. Insomma, non era della seconda guerra mondiale. I topi ancora lì vivi stanno. Cosa c'è qua? Cos'è? Oh, no, non potete più leggere, ma porca miseria. Che cos'era? Non posso pronunciarti infarti, ma... no, vabbè, paura, terrore, che fa... c'è schifo, no, però... mi viene l'ansia. Olson, gate port ici. Ok, entrate. Tutti quanti. Quanta gente c'era? Aiuto. Ehi, è buio pesto qui. Dateci una torcia. È sempre buio pesto. Ma non mangiano mai questi. Non bevono, non mangiano. Da dove l'ha tirato fuori quella? Non c'ha niente. Mi stava nella tasca. In che razza di merda siamo finiti? Allora, non l'avevo abbandonata. Quanto abbiamo potuto osservare sembra una nave. E sembra essere abbandonata. Quindi azzardo l'ipotesi si tratti di una nave abbandonata. Non mi dire, Sherlock. Sei perspicace. Lascialo stare, Fliss. Non è il momento. Non possiamo starcene qui. Serve un piano. Oh, carino. Non siamo proprio nelle condizioni per azzardare altre mosse geniali. Appena abbassano la guardia, dobbiamo approfittarne e scendere da questa nave. Allora, è pericoloso qui, non posso farcela. Poi sono imbranato. Giusto, poi. Questa bagnarola ci porterà sul fondo dell'oceano. Abbiamo già tentato la fuga e non è stato un successo. Bisogna tornare alla barca e trovare Brett. Hanno la calotta dello spinterogeno. Non ci si può muovere senza. Ma Brett non poteva chiamare il soccorso nel mentre. Vediamo. Cos'è questa calotta? Colleghiamo i cavi. Non possiamo... collegare i cavi o altro? Non si collegano i cavi di uno spinterogeno. Quei bastardi sapevano cosa stavano facendo. Mentre quei tizi cercano l'oro della Manciuria o qualsiasi cosa pensino ci sia su questa bara galleggiante, dobbiamo approfittarne e cercare una via di fuga. Fliss, volevo solo scusarmi. Insomma, ho preso un abbaglio. Come dici, scusa? Ecco, io... temo di essere giunto alla conclusione che forse... sai, che tu fossi in combutta con quei tizi. Ma, insomma, è ovvio che mi sbagliavo. Non ti hanno riservato un trattamento migliore del nostro, quindi... ciao. Aspetta, traduco. Ti sta chiedendo scusa. Ecco, io... Le tue scuse sono accettate, più o meno.
Ok. Bene. No, non è morto, si è nascosto poi dentro lì nella loro barca, dentro nella stiva, non so bene dove che era. Solo che l'ho lasciato lì, c'era anche l'acqua che entrava, quindi non so se è morto soffocato, cioè non si è più visto praticamente. Ah no, infatti quello sta ancora là, appunto, non so che fine abbia fatto, ma boh. Quando ti abbia... Che succede? Ci godiamo la vita, Conrad, o quello che ne rimane. Per ora non si sa più niente, è rimasto Ok. dentro il buco, poi Un vedremo. tipo si lamenta di un commilitone che si finge malato per saltare i turni di guardia alle stive. E pare anche che non fosse la Mi prima sa. volta. A nessuno piaceva molto stare laggiù. Quindi, morale della favola, bisogna ricordarsi di stare lontani dalle stive infestate. Infestate. Forse non gli piaceva lavorare lì e basta. Forse, o forse ci sono dei super fantasmi. Cosa? Fantasmi, ma a 16 bit. Già, non so cosa tu abbia detto. Super fantasmi. Ok, non perdiamo la testa e concentriamoci sulle vie di fuga. Vorrei conoscere i piani dei pescatori. Ciao, Rica, anch'io. Gli idioti staranno cercando di fare il colpo grosso con l'oro della Manciuria. E potrebbe anche non esistere. E se non trovassero nulla? Fliss, un po' di ottimismo, dai. Non è il caso di avvilire tutti. Dispensa sorrisi. Bisogna donarli sempre al prossimo. Come faccio io? E allora? Che facciamo? Allora, volevamo un'avventura? No, per me abbiamo due possibilità. Vediamo, le due Abbiamo solo possibilità. due possibilità, scappare in silenzio o combattere. L'una o l'altra. Scappare in silenzio mi sembra meglio, Ah. ma non ho idea di come fare. Ok, se stiamo qui non combineremo nulla. Guardiamoci intorno e cerchiamo una via d'uscita. Sì, ma se ero in silenzio, anche prima doveva scappare in silenzio, ho fatto un rumore bestiale, l'hanno subito beccato. Adesso si ammazzano tra di loro. Perfetto, scoperto niente di che di nuovo. Allora, vediamo se c'è qua qui, questa è una cosa, ok, no, cos'è? Chissà perché questa è strappata. Ah, lì. Ma che cos'era questa nave? Allora, che cos'è questa? Una lettera. Ah, vabbè. Alex, ho davvero paura. È una lettera, quindi, comunque Davvero molto spettrale. vecchissimi. Non mi cammino più. Okay. Qua non c'è niente, mi sa. Quindi.
Non riesco a prendere la sedia. C'ho abbastanza forza. Ah, devo scappare da lì. Ehi, guarda che cosa ho trovato. Non è che non devo fare mai rumore, fa sempre un sacco di rumore. Allora. Non so cos'era. Che è successo qui? Cos'è sta roba? Divieto di mare del 1947. Archeologi dispersi in Iraq. 24 archeologi inglesi sono stati dati per dispersi tra i monti di Zagros in Iraq. Spedizione Oscons era giunta nel paese lo scorso settembre con l'obiettivo di portare alla luce. Che devo fare adesso qua? Come va? Non riesco ad aprirlo. Ehi! Qui, qui! Potremmo forzarlo e scappare. Ehi, 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 ehi! Non sappiamo dove potrebbe portare. Vabbè, sì, scopriamoli, dai. Immagino che dovremmo scoprirlo. Vuoi che apra un varco a forza? No, ci penso io. Qualcuno deve distrarli. Faremo casino. Un momento. Forse invece dovremmo bloccare la porta. Apriamo, va. Mia, che pesante. Normale che non devono fare rumore. Trova subito, scusa. Oddio, ancora. No, ho già perso, cavoli. Non è stata un'ottima idea, ha giocato bene. Cavoli. No, infatti. L'ho schiacciato, ma non l'ha preso in tempo. Mamma mia. Sì, addio. Siamo al sicuro. Come siamo al sicuro? No, fanculo. Dobbiamo salvare Felice. È colpa mia se l'hanno presa. No, no. Niente eroismi. Dobbiamo allontanarci il più possibile. Merda. Giusto. Che c'era qui dentro?
Ma come tra poco mi finisce il gioco? Ma che è sta roba? Mistero risolto, calzini. Oh, ma il topo, ma no, è mica morta. Per favore. E se magari ti dessero il tempo di capire, no? Troppo veloce, troppo veloce. Vabbè, qui è stato inutile entrarci. Ah sì, vabbè, spoiler. Chi era quella? Questa è una notizia. Sputerò indietro. Boh, ma la luce nel filone? Dove la luce? Ma no, ma non è un bug, forse sono quei fantasmi. Boh, vabbè. Che infarto quella laggiù che l'aveva vista. Dovevano esserci decine di persone, centinaia. Come possono essere spariti? Abbandonando tutto qui. Qualcosa ci torno, ci torno. Ah, qua c'è qualcosa. Parto questo. Là. Ah, la cartina della barca. Dov'è la freccia? No. Voi siete qui? Infatti, dove sta? Oh, vabbè, tanto non sapeva niente aver visto sta cosa. Non ci torno, c'ho paura. Vedi? C'è qualcosa. Non serve a niente trovare queste lucine. Dobbiamo andare dritti o di là o di bene. L'hai sentito? Se intendi quel suono agghiacciante, no, non l'ho sentito. Ma l'hai sentito quell'altro bisogna fare. Qualcosa si è mosso. Una cosa che si muove fa quel rumore, certo. Quindi? Ho troppa paura. Tranquillo. Ci sono io. Ma qual è la strada? Oddio, cos'è? Ma quell'altro che fine ha fatto? È morto. Questo posto è gigantesco, cazzo. Infatti. Ma non dicono quell'altro dov'è? Dove cavolo siamo? Sulla macchina. Bene. Non c'è qualcosa di utile qui? Ci serve la calotta dello spinterogeno. Ah, è là. Se vogliamo andarcene. Ecco lì. E là. Con chi parli? Tu non lo senti? Ma scusa, non dovevano stare in silenzio tutto quanto. Eccetto questo vecchio catorcio che scricchiola. Poratto, però bestia. Oh, che bello. Forse si nascondono nella stiva per una festa a sorpresa. Tutto il percorso a piedi nudi, che schifo. Ah, qua c'è una luce. Ah, non riesco. Allora mi si gira bene sto rimbambito qua. Oh, alleluia. Che è? Cacca. Cos'è? Oddio, è uno scheletro. Che è? Boh. Qui c'è una luce. Ah, quelli soliti quadretti strani. Oh, mamma mia. Non ti fanno mai vedere qualcosa di positivo.
Sì, l'ho capito. Ma infatti, però, sempre cose tragiche. Poi io mi ci perdo qui dentro, già l'ho capito. Dove sta andando questo? Questo fa una brutta fine, me lo sento. Ecco, aiuto, mi spavento. Sembrava che qualcuno... No, voglio vedere che loro si salvano, cioè qualcosa di positivo, che arriva la polizia, non so. Sempre che... Ancora questo, mamma mia. Ma non possono ammazzarli. C'è sta roba. Ma è sta roba? Ma infatti, cioè, non potevano andare lì, ce l'avevano la radio. Quell'altro è morto, secondo me. Proviamo a prenderla. Allora, giusto, vai, forza, dobbiamo stare attenti. Ma state un po' attenti, fate un casino. Una trappola. Ah, spuncerò oggi. E quelqu'un? Poi, ma da dove è uscito? Non c'era prima nel gruppo. Già, ma pensarci non è una buona idea. Sì, meglio, non vale la pena. Questo muore. Ok, chi è là? Je vous ai entendu. Oh santo cielo, Chi è là? chi è? Ah, vedi, non è morta. Ma dai, che cos'è che dici che era morta? Dai. Figuriamoci se questa è morta. Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas. Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. Perdiamoli di vista. Se perdete del tempo a piedi nudi, avranno i piedi neri. Che succede? Non dovevamo seguirli. Dobbiamo stare a distanza. Di qua possiamo anticiparli. Speriamo sia più veloce. Ci penso io. Alex, ponte principale. Adesso muovo questo. Bella sta cosa, che ogni volta muovo un personaggio diverso. Ancora ci stanno questi, ce ne sono ancora quattro, forse il quinto è ancora vivo, si era addormentato lì dentro. Mamma mia. Cos'è stato? Sentito? Buonasera, Nice. Non far ridere. Top, non ce ne stanno più. Per ora non si è più saputo nulla, però... Mi sembra strano che sta lì nel buco eternamente, ore. In teoria si dovrebbe vedere che esce e fa qualcosa, ma Che succede qui dentro? Giuro, se non abbiamo si è preso un visto. iceberg, affonderemo. Un attimo, ci siamo già passati. Non mi sembra. Alex, per me siamo già passati di qui. Ci stai facendo girare Ma intorno. quando? Non ho mai visto Su, questa ragazzi, cucina. dobbiamo muoverci. Qua c'è qualche lucina da qualche parte. Ah, sì, eccola lì. Ok, la pentola. Ma questi poi non mangiavano mai. Che schifo. Soupe du jour, mademoiselle. Come se sapessi davvero cucinare. Dai, rilassati. Era per sdrammatizzare. Ok,
terra dove diavolo siamo. Credo che si debba andare di qua. Cioè, guarda cosa c'è per terra, è quello con i piedi nudi. Ah, lì c'è ancora uno di quei quadri e ci sarà la solita visione macabra. Ecco, appunto. Ah no, vedi, c'è ancora, è ancora vivo. Ottimo. Però sta morendo. Oh, scusa, allora non fanno una piega quando vedono queste cose, però. Boh. Qualcosa da fare. La visco. Dai, cosa? Che cavolo. C'è qualcosa qui con noi. Tu non... Cioè, non hai sentito niente. Meglio continuare a muoversi. C'era qualcosa. Si muoveva nell'ombra. Manteniamo la calma, va. Giulia, dai. Mantieni la calma. Non ridere di me, idiota. Oh, stiamo calmi, eh. E che proponi, tornare indietro? Siamo già passati di qui. Calmati, Giulia. Non abbiamo scelta, dobbiamo continuare di qua. Sta dando la sua puttana, non può dire a lei qual è la strada, scusa. Ok, no, io non ce la faccio. Cosa? Bare disgustose in cappelle ripugnanti. Non fanno per me. Allora, i fantasmi non esistono, era capricciante. È vero, fa schifo e anche molto. Dobbiamo andarcene subito da qui. E dobbiamo trovare Fliss. Ok, allora perché non ci diamo una mossa? Saranno già Fliss anche. Ma che cos'è? Già, che cos'è sta luce? Ogni bara c'è una lucina. Davvero strano. Tutto questo spazio. Non è più strano di tutto ciò che abbiamo visto. Però scusa, sono tutte sciolte, tranne quella lì c'è ancora le catene. Aspetta, non riesco. Guarda questa. Sembra per bambini. Non voglio sapere. Andiamoci. Sì, magari questo è il piccolo Draculino. E quelli i suoi genitori riposano nella terra del loro paese nativo e... usciranno dalle bare e faranno colazione con Conrad. Fine. A vedere quest'altro. Ehi, questo tizio ha un nome. E poi perché sono qui? Di certo non speravano di restare su una nave fantasma per l'eternità. Che importa da dove venissero o dove andassero? Sono morti, noi no, quindi proviamo a restarlo. Le hanno chiuse per bene queste bare. Perché sigillarle con le catene? Beh, è un modo per chiudere una relazione. Lì c'è una luce. E perlomeno in questo gioco ci sono i segnali, senza iniziare a girare. Che cazzo. Ma che povera c'è? Bestia. Guarda. Cosa? Cosa c'è? Vuoi farmi spaventare a morte? Perché non ce ne andiamo? Sta roba. Ma è morto quel poveretto del topo. A vedere se c'è cadavere. Bene. Ma non c'è più il cadavere. Vabbè. Strano. Va per terra. Però lì mi indicava qualcosa quell'affare lì, o no? Sì, vedi, non scada. Però vabbè, non mi fa vedere niente. Boh, vabbè. Sì, ogni tanto si fa un bel salto sulla sedia. Ma di quei topi lì di che campavano dopo tutti questi anni? Non fanno essere ancora vivi. Diamoci una mossa. Basta giri turistici. D'accordo. Dobbiamo salvare Fliss. Sbrighiamoci.
Cos'è che fa questo rumore? Quale rumore? Topo gigante. Wow, è tutto lindo e pulito. Finalmente. Strano. Chi è quello? Cos'è? Cadavere. Merda! Ehi, non è il momento di scherzare. Dico sul serio. Non ne posso più. Ma che cazzo? Ti fa di me. Merda! Ma che cazzo? Non toccarlo! Perché l'hai toccato? Ma che schifo. C'è qualcosa qua. Connie, dove è andata a finire? Dove cazzo sei? Dov'è Conrad? Deve essere più avanti. Connie! Ma infatti non dovevano far rumore. Connie! Dove diavolo è andato? No, tanto per far un po' di rumore. Dov'è? Chi è? Oh santo cielo. Oh bravo, è ancora vivo. Lo spione quello. Dove mi stai portando? Perché dovrei dirtelo? Ma mo parla italiano. Quando rigira lui. Dimmi dove cazzo stiamo andando! Forse non sanno nemmeno loro. Cosa fai? Dove che dobbiamo andare? Lì c'è qualcosa. Se ne uscissi... Ah, ok. Che è? Ehi! Stai indietro! Ma ti beccano sempre questo gioco. Cavolo, questo trucco che c'ha lei gli dura un sacco. Anche con la tempesta, con l'acqua. Ancora c'ha lei il liner. Non sai neanche quello che fai. Fai solo quello che ti ordina, vero? E cioè... c'è qualcosa non sfondato. Vieni qua. Dove bisogna andare? Stop. Ma dove andavano questi? Ma mi può prendere qualcosa e dare un colpo in testa? Che prende pure la pistola magari. E qui dentro che c'è? È un labirinto, dove vado? Oddio. Mi sono perso, cioè. Cos'è? Ok, vieni fuori! Fatti vedere! Ok. Diavolo! Che cieco quello! Questo cazzo di posto è infestato! Un cappello. Cos'è? Oh, ecco qui. Non mi giro.
cosa parlo? Pure sordo. Posso dire un'altra parola? Ma dove dobbiamo andare? Ma che spavento, ma ti fa venire gli infarti questo gioco. Forse devo andare nell'occhio a questo qua che si accecava. Lo spruzzo. Ti prego, non devi farlo per forza. Gesù! Santo cielo. Oddio, oddio, quel tipo. Quel tipo forse è ancora qui. Cioè, se muori qui, il tuo fantasma resta. Riprenditi. Dici cose senza senso. No, è proprio così, mi sa. Aia. C'è qualcosa però da fare. Bei capelli. Ma dove sono finiti i tuoi amici? Che ti ho i tuoi capelli. Non so che cazzo sta succedendo. Ma dobbiamo trovare Olson alla svelta. Forza. Non c'ho più gli occhi, sì. Allora andiamo avanti. Devo trovare qualcosa da un colpo in testa. Ma non parlava nella nostra lingua. Non riesco più a camminare. Ah, ok. Ma quanto dura sto. Dove dobbiamo arrivare? Oddio, una mano strana. Faccio qualcosa, aspetta, che non me lo fa fare? Altra visione. Oh, ma sei scemo, devo vedere. Ma tu guarda questo. Che modi. Quando vuole lui poi deve andare avanti. Si qua sbottel. Cosa lì dentro? Ah. Oh, merda! Vieni. Vada tu. Che accidenti! Infatti, non ti sta succedendo. È morto. Che è successo? Io ci voglio andare a vedere quel quadro lì di prima. Occhia. Quello è scomparso, per fortuna ci siamo stati davanti quel tipo. Mi sa che è tutto chiuso. Ma no, aspetta. Ah. Oh, che pane. E là? C'è qualcuno? Sì. La polizia. Ma è grandissimo questo posto, un mega labirinto. Ah, però qua forse. Non è un buon segno. Altri. Ah, erano là quella. In quel punto dove avevamo trovato all'inizio c'erano questi cadaveri qua per terra. Gesù. Che è successo qui? Scusa, ma non riesco a attaccare. Manca.
Ah, non si capisce cosa c'è scritto. Perché non sta messo a terra? Aspetta, non riusciamo a girarlo. Sì. Charlie Perez. Beh, niente di che. Ma poi sono tutti morti con la bocca aperta. Terrorizzati da qualcosa. Ma non c'è mai un'uscita a sto posto. C'è ancora qualcosa. Oh, finalmente. Ottimo. Spero di provare qualcos'altro. Scusa, ma da che parte siamo arrivati? Allora, non si possono usare queste macchine. Allora, vediamo. Qua apparentemente non c'è nulla. Quindi che? Ma dove dobbiamo andare? Scusa, eravamo già andati di qua. L'avevo già visto. Vieni qua. Vedo c'è la coltello, qua tutto chiuso. Non c'è un'uscita qua. Aiutatemi. Ma perché mi brilla ancora? Eh no, è sempre lo stesso affare. Anche se lo trovi già, ti brilla lo stesso, sempre. Ma dove siamo di qua? Forse non è la stanza giusta. Torniamo dietro. Quello si è mosso. Ecco, che pareva. Merda. Merda, merda, merda. Oh, questo è ancora vivo, e vai. Merda. Va bene. D'accordo, andiamo. Ma dove? Non può andare a chiamare. Coraggio, coraggio, cazzo di tifone, coraggio. Forza! Dai. Ma scusa, non poteva telefonare, non diceva la radio. Cioè, ok, la radio. Andiamo. Fatti forza. Va anche lui coraggio, dentro a fare casino. Puoi farci la maledizione. Okay. Ma no, ma deve andare via. Andiamo. Non si sa. Come si fa a salire lì? Altro casinista, perché? Devo provare a chiamare soccorso però. Porca puttana. Già lì sta. È stato tipo 4 ore lì nascosto. Ah, qua ho visto una luce. Che sarò? Boh, vabbè, niente di che mi pare. Chi è? Chi è? Ehi là. Non ci.
Mamma mia. Ma scusa, ma quelli sono di piedi? Questi qua. Ma qua c'è qualcosa. Cos'è sta roba? È di Giulia. Ah, un braccialetto da Sono ragazza. passati da qua. Bene. Erano qui. Può aprire sta affare? No, No. prego. E che cavolo. Riproviamoci. Spacchiamo tutto. No. Allora, boh. Un'altra parte. Dritto, siamo tanto siamo arrivati di là. Che si gira? Non si può andare? Anzi. Altra porta! Quando sarà chiusa. Però è l'unica via, mi sa che lì è rotto il ponte. Quindi speriamo che si apra. Ah, sì, si è aperto subito, buono. Qua. Si incontrerà con quell'altro o con qualcuno. Qua sarà chiuso. Proviamo. Infatti, immaginavo. Allora, di qua. Tanto qui bisogna aprire la porta. No, è chiusa, cavolo. Devo andare qui dentro. Ah, la stanza durano loro, mi sa, o Lisa tra i cavalli, Lisa da Wagner naturalmente in custodia. Il clima di violenza si sta aggravando. Richiedo ordini. Ma anche qua dentro non c'è niente. Che strada dobbiamo fare? Oh, aiuto. Ah, qua un'altra stanza, non l'avevamo vista. Dobbiamo andare qui dentro. Ah, oh. No, santo cielo. Bella gente. Per la merda più merda. Che è successo qui? Mummificati praticamente. Allora, qui ci sono un po' di lucine, vediamo qua. Allora, esercito americano, 14ª divisione. Ah, ok. Qual è? Che bella foto di gruppo però, simpatici. Qua c'era la luce, ma mi sa che era una foto blu, sì. Allora, l'abbiamo già vista. Cosa c'è? Una strada? Sì. No. Oh sì, ah ok. Strettissima. Però si può andare. Cioè. Chi c'è? Bubù. Accidenti. E che pareva? Oh, grandi. Perfetto, stupendo. Madonna, ma quanta gente c'era morta? Che infarto! Che cosa c'è qui? Altro cadavere? Ah, strano, non c'è un cadavere. Dove diavolo sono? Vabbè, dai, ma che cavolo! Brava, ma. Aiuto. Che sono questi? Sono vicini.
Dunque, allora. Qua c'è qualcosa. Un campanellino. Le richieste per appoggiamento, vabbè, ma queste cose qua non capisci nulla, cioè cose così veramente della, che erano sulla nave, non sono indizi. Sì, per le maschere antiche. Forse sono di là. C'è qualcosa lì. Devo trovare come arrivare lassù. Ma perché deve andare a filarsi lì dentro? Non ho capito. Ah, c'era scaffale. Salvo punta capo. Alex? Giulia? Dove siete? Qua mi sarei chiuso? Ecco, le pareti. Allora, direi di chiudere qua quest'altro episodio, ormai tanto che stiamo andando avanti, non vorrei andare troppo avanti. E niente, ci vediamo domani che porteremo avanti questa serie. Speriamo che ce la facciano, si salvino tutti. Ecco, un bel primo piano di terrore. Ciao e alla prossima!